Benvenuti! Benvenuti in un nuovo video pazzesco in cui vi spiegherò come si vince su Teamfight Tactics con facilità. Al momento sono rank Gold 3, 4, una cosa del genere, quindi stiamo andando molto bene, non ho giocato tantissimo, ma vinciamo con regolarità. A breve ci saranno delle patch, e non so se il video è uscito dopo le patch, prima le patch, ma al momento ci sono un po' di strategie potentissime. Vi ricordo che all'inizio si comincia con un carosello. Carosello che, come sapete, è un po' metafora della vita, no? Si cerca di essere il carosello migliore nella vita. Ci sono caroselli che vengono bene e caroselli che vengono male. L'importante è che si giri, ok? Quindi, si parte, ne ho preso uno a caso. In realtà, all'inizio si cerca sempre di prendere uno, quello con la spatola, due, quello con l'arco. Sono i due oggetti più importanti. Sono assolutamente i due oggetti più importanti. Quindi ho preso Blitzcrank, che era davanti alla goccia, un oggetto ok. Blitzcrank è un bel pezzo. In realtà la goccia Blitzcrank non serve a niente. Non avevo davanti a me nessuno con l'arco e ho la goccia, quindi ho preso quello che c'era. Blitzcrank lo venderò perché Blitzcrank con la goccia non serve a niente, perché lui parte già col mana pieno, quindi lo aiuterebbe solo per una seconda ultimate, proprio inutile, quindi lo buttiamo via agilmente. Questo Hush fa un po' schifo invece. Prendiamo un po' tutto, chi lasciamo fuori? Bah, io lascerei fuori Elise. Ci sono già due nobili, o forse anche Nida. Nida non è più top tier, perché gli wild shapeshifter non è che funzionino moltissimo. L'importante è metterne in campo due, comunque, al momento. Potrei... No, rimaniamo così. Teniamo Elise, teniamo questi. Può starci come inizio. Vorrei provare a buildare maghi. Non è che d'inizio sia molto verso maghi. Per iniziare a buildare maghi ci vorrebbe Cassadin, ci vorrebbero delle Lulu. E Soldinomi già significa che non c'è. Non ci sarà niente qua dentro. Unlucky. Però Soldinomi fa comprare Elise. Ricordatevi di utilizzare sempre tutti i soldi se ne avete meno di 10. Tanto non succede niente. Non è che andate falliti. Allora, che c'è qua? C'è uno Shen. Shen è un pezzo molto forte. Ci sono due Lissandra che in realtà le vogliamo un po' più avanti. Prendiamo questo Shen, lo butto in campo, perché tanto, perché no? E poi facciamo dei cambi, possiamo vendere Nida e prendere Grace. In un'eventualità in cui andiamo Gunslinger, Pirati, qualcosa. Sì, dai, prendiamo Grace. Non è che siamo stato molto fortunato nell'inizio. No, no, neanche un level 2, nulla di nulla. E altri soldini. Vabbè, prendiamo anche una Lissandra allora. Che dobbiamo fare? Potrei vendere loro due per prendere la seconda Lissandra? Va, facciamo. Ok, tutti i pezzi di livello 2. Ci sono un paio di maghi, un paio di brawler. Brawler li abbiamo... No, non ho voglia di fare brawler. Proviamo con i maghi. Dai, smaghelliamo. Se no anche andare ninja è un'opzione. Qua in realtà... Andare ninja è un'opzione. Però io mi diverto di più con i maghi. Andiamo con i maghi. Che dobbiamo fare? Non credo sia la build più forte che c'è qui. Anzi, lui è livellato. Andrò in losing streak, chiaramente. Non vincerò. Maghi non è una build che vince gli early game. Anzi. E quindi ci va anche bene perdere all'inizio. Poi non è che siamo stati molto fortunati con questi affari all'inizio, quindi non abbiamo livellato niente. Va bene, perde. Si può anche andare in losing streak all'inizio. Due Lulu. Due Lulu aiutano. Due Lulu, a Lulu gli si potrebbe dare la Shojin o qualcosa che la faccia ultare più spesso. Quindi... Famo così. Diamo la goccia a lei, gli diamo dell'alteo. Cioè, prendiamo dell'alteo, posso prendere una Fiora, così che faccio una coppia. Due Elise, potrei vendere Blitz e prendere due Elise. Non si sa mai, le coppie fanno sempre comodo. Siamo ancora deboli, siamo tanto se non siamo livello 4, quindi non ho livellato, quindi sono debole. Ma in realtà lo faccio abbastanza apposta, non ho bisogno di livellare io. Non ho bisogno di vincere. Molto probabilmente se sei ultimo al primo carosello ti assicuri una spatola
o qualcosa di simile. Quindi, insomma, potrebbe anche starci. Mi hanno fatto ultare Lulu la seconda volta. Va bene, sconfitta abbastanza di misura, solo due più il ragnetto sono rimasti in campo. Siamo terzi ultimi, cioè siamo in 3 a 85 pari in realtà. Le Fiora, ok, è tempo di vendere loro, tempo di vendere questo, tempo di vendere Shen, tempo di mettere Fiora a lui. Secondo me in questo modo ho una build che potrebbe anche vincere, l'importante è che io rimanga 10 soldi. L'importante è che io rimanga 10 soldi. Perché con i 10 soldi si fanno gli interessi. Losing streak, interessi e tutto ok. Se vinciamo non vendo niente, se perdo vendo bene. Dovrei vincere. Ok. Mi va bene. Ho finito la losing streak. Non piccherò per primo, dovrei piccare per secondo. In realtà forse picco anche per primo. Dipende tanto da questo. È 50-50 se piccherò per primo o per secondo. Per capire se piccherò per primo bisogna vedere chi ho davanti. Non ho davanti Rasta qui, quindi picco per secondo. Cosa vogliamo? Allora, poiché vogliamo andare maghi, si and dovrebbe andare per questa. Ecco. Allora, sempre quel cannon attack speed, credo sia il migliore. Vabbè. Chi ho preso? Ma non volevo mordere! Non volevo morde, dannazione, vabbè, non mi spiccato, può succedere. Può succedere, tanto alla fine avrei preso Eve, che sempre aveva l'armatura, ma era di un... costava 3 invece di 1. Non so perché ho preso morde, mi è scappato. C'è una Vayne. C'è una Vayne, vale la pena prendere Vayne? Allora, ora in realtà sono in win streak, quindi potrei anche forzare la giocata. Secondo me non ha senso livellare, però si può fare questa cosa. Si può fare questa cosa qui. Questi due insieme danno Swordbreaker che non è affatto male. Compro qualcosa? Va, compro tutto fino a 10, non è importante. Quella Fiora è molto forte. Lui ha tutti i pezzi a 2. Mazza che legnate che mi tira questa. Mazza che botte. Ah, quanto è forte. Ma quanto è forte lui, ehi! Poi come avete focussato, ragazzi? Ma spiegatemi. Mi sembra il modo di fare il focus. E neanche uno mi hanno spapolato. Che diavolo. Ok. Vendo. Livellare non serve a niente. Sono debole. Sto fermo così. Come metto Garen un po' più dietro? Proviamo a vincerla di positioning. Non lo so se è possibile. Mazza, questo c'ha 5 pezzi. Con Zeke e Solari. Ho spacciato. Com'è che sono tutti più forti di me? Questo è un bel problema. Ma di tanto. Sto prendendo troppi danni. Forse devo correre un po' ai ripari. E trovare una soluzione. Assolutamente dovrei trovare una soluzione. Perché prendo troppe botte? È evidente. Ma è evidente perché io non ho oggetti. È lì che perdo la partita. È assolutamente lì che perdo il fight. Posso livellare, ma in realtà posso livellare. Ha senso? Va, aspettiamo. Aspettiamo, okay, secondo me non ho problemi a battere questi. Ora ho tutti livello 2, ho il bonus nobili, ho diverse cose. Ho diverse cose che mi permetteranno di battere questi abbastanza facilmente.
Ok, questo potrebbe darmi Seraph. Seraph su Lulu è un'opzione per cercare di farlo lottare più volte possibili. Però solo un oggetto è male. Sto trovando. Sto trovando poco. Sto trovando poco. Lucian, TF e Veigar. Tempo di togliere i nobili o. TF entra sicuro, ma. Diamo la seconda goccia a lui, a Lulu. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. 20 soldi vanno bene. Vendo lui non serve a niente. Vendo Shen non serve a niente. L'obiettivo è andare ai 6 maghi. Va bene così. Vai, vai Lulu, devi lottare infinito, Lulu. Mazza quel virus. Vai Fiora, picchia. Picchia, picchiate quel Lucian. Picchiate quel Lucian maledetto, c'ha il bonus nobili sulla testa. Vai. Beh. Bene, bene, siamo vivi. Siamo vivi, abbiamo un bel lume di speranza. Aguero di Leone. Aguero di Leone è un bel pezzo. Ora, se io livello. Sono. Me ne mancano 14. 14 sono 4 tacche. 4 tacche sono 16, lo faccio. Perché mettere il doppio. Mettere 3 maghi mi dà bonus maghi. Che non è male. Mantengo il bonus nobili e rimango sopra 10 soldi. Ora, non so io quanto manterrò la win streak perché comunque non sono fortissimo. Però non sono neanche troppo male adesso. Ah, bravo, Gare. Bravo, Gare. Sempre sul pezzo. Hai fatto proprio una bella frullata, devo dirti la verità. Bene. Molto bene. 11 soldi. Garen a un certo punto lo venderò. Garen a un certo punto sicuramente lo venderemo. Il problema sono i soldi che non è che io stia proprio molto bene. Non sto per niente bene a questione di economia. Dovrei andare a 20. Loro due li posso vendere. Poi forse vendo anche cassa in caso di sconfitta. In caso di vittoria o vado a 20, quindi. Prendo i due interessi. Kassadin potrebbe aiutarmi ad arrivare a 6 maghi, senza ombra di dubbio. Senza assolutamente ombra di dubbio. Urtati, Lulu. Non morire, Lulu. Ho bisogno di te, Lulu. Lulu, ho bisogno che tu rimanga viva. Salda. Brava, bravi ragazzi. Questa vittoria era importante. Non. Era importante che non vendessi cassa. Era molto importante che non vendessi cassa. Veigar mi potrebbe aiutare. Veigar è un pezzo importante della build money. Brand è un'opzione. Servirebbe AP, però è sul pezzo livello 1. Secondo me si piglia Brenda qui. Sì, si può. Sì, prendiamo Brenda. La goccia è ok, eh. È ok la goccia. Due Lulu. Per Lulu che può andare al 3. Si potrebbe portare l'uno al 3 un giorno. Sono anche buona. Vendere lui? No. Fermi così.
Fux Andrea con i 13 mesi di sub. Grazie Andrea. Grazie al supporto, del supporto Andrea. Merda, che legnate. Ah! Troppe botte. Troppe botte. Ok. Allora, arriva bene. Dobbiamo mettere i 6 maghi, ragazzi. Però ce li ho i 6 maghi. Ha senso mettere i 6 maghi tutti di livello 1? Sei maghi! Incredibile! Incredibile! Aspetta, no, ma questo c'è già Volibear al 2. È un cittone. C'è già Volibear al 2 che shrinka. Questa è la build più forte. Quella dei nostri avversari. Ok. 37 HP e un sogno nel cuore. Ho venduto Band. E ho trovato Band. Perfetto. Allora, non demoridiamo. Adesso Si può trovare una quadra, ragazzi. Non dobbiamo demordere. Mi servirebbe qualcuno che tanchi e non c'è. So neanche se uccido i lupi. Urta, ti prego, Aurelio, fai qualcosa. Bravo Aurelio. Lulu, dovresti picchiare quello di destra, Lulu. Ancora gocce, solo gocce. E ti pareva. Ho buttato un demone. Ho buttato un demone. E ho buttato Band. Dove è finita l'ulti di Band? Eccola. Band, fai qualcosa di grosso, ti prego. Dannazione. 23 HP. Ok ragazzi, allora io toglierei questi 3 per mettere 1, 2 e Kennen. Perdo i maghi, ma guadagno un po' di solidità. Non so se ne vale la pena. Non so per quanto farò questa cosa. Di sicuro Cassadin nel mago che andremo a eliminare dalla nostra build. Si potrebbe già vendere, ma aspettiamo. Ancora questo Volibear maledetto. No, ma che ha fatto Band? No! Devo meglio posizionarlo quel Band, devo. Guardalo, anche invulnerabile. Ulta, Band! Oh, ma il Lombeando ha ultato, però. Ma è il suo Voli, non è il mio Voli. Mazza, quante ultimate ha lui, oh? Aio. Ah, 10, 8. Ah. Magari gli oggetti io li devo dare anche. Mamma, che tensione. E poi
Cazzozza. Secondo me devo rimettere i sei maghi, sapete? C'è una morgana lì. Vai, vai ragazzi! Vai ragazzi, urtate, urtate come se non ci fosse un domani! Forza ragazzi! Urtate, urtate! Bravo, Leone! Bravi! Cazzo, c'era coso! Non riuscivo mai... C'era anche Vega e l'ho lasciato lì! Quanto cazzo sto girando? Spato Brand. Ciao Double Davy. Buongiorno. Ah scusate, non dovevo leggere la chat. Ciao chat. Un saluto a voi. Fatto del casino, ho lasciato passare un... Cazzo, non avevo messo il settimo mago. Perfetto. Me l'ha messo da solo, grazie gioco. Ti voglio bene. Per tu nel gioco mi viene incontro. Allora Morganella, bravi ragazzi, bravi. Forza con le ultimate, forza. Posso fare un Knight o uno Hurricane. Non farò nulla di tutto ciò. 8 HP e un sogno nel cuore. 8 HP e un sogno nel cuore. Potrei mettere Lissandra e Kennen. Perdo di nuovo i 6 maghi, ma prendo gli elementalisti. Siamo di fronte a un bivio. Ed è un bivio importante. Secondo me è meglio tenere i 6 maghi. Secondo me è meglio tenere i 6 maghi. Ok. Non ho una Frontline. Non ce l'ho. Non esiste la mia Frontline. Qui c'è gli Yordle. Ipoteticamente gli Yordle, no? Li dovremmo spaccare. Ipoteticamente. Gli Yordle hanno... non subiscono danni agli autoattacchi, però... le spesse le beccano tutte. Tutte quante. E uno è stato eliminato. Intanto siamo settimi e abbiamo un sogno nel cuore, ricordatevelo. Anivia. Anivia è meglio di Lissandra, questo è poco ma sicuro. Vega è sicuro. Stiamo fermi così. Stiamo assolutamente fermi così. Io dovrò arrivare a un certo punto a livello 7. Per forza. E come ci arrivo a livello 7? Mi servirebbe una seconda spatola. Se questi mi dessero una spatola sarebbe top. Sarebbe top. Servirebbe una seconda spatola. Livello 8 magari, non livello 7. Ecco la spatolona. C'è la spatola. Ok, due spatole. Devo livellare. Devo riuscire a non morire. Devo riuscire a starmene, a stare. Perché vado a mettere il terzo elementalista, è buono. Molto buono.
Molto buono. Il positioning è per counterare un eventuale Blitzcrank. Perché Blitzcrank è che abbia o questo o questo. Urta, Aurelio, Aurelio, svegliati, Aurelio, cosa è successo ad Aurelio? Aurelio! Aurelio! Un sesto posto. Un sesto posto che sta di beffa. Sta di beffa, ma abbiamo giocato col cuore. Ce l'abbiamo messa tutta e quindi dobbiamo essere contenti del percorso fatto. Ci è mancato poco davvero. Se noi fossimo riusciti a livellare, l'avevamo rimessa in piedi la partita. L'avevamo assolutamente rimessa in piedi. Morto con due oggetti è brutto però. Morto con due oggetti è molto brutto. Ciao, popolo di YouTube. Thank you.